Fin dall'inizio l'infezione da HIV ha colpito in maniera particolare la comunità gay, i cosiddetti MSM, cioè gli uomini che fanno sesso con altri uomini. Poi l'infezione si è estesa alla popolazione eterosessuale. Negli ultimi tempi pare ci sia una riaccensione della patologia proprio di nuovo tra questa popolazione. Facciamo il punto su questi temi con Michele Brevelieri, segretario nazionale dell'ArciGay. Senti Michele, quali sono le innanzitutto parliamo della tua associazione, quali sono le attività appunto che ArciGay conduce e porta avanti sul tema dell'HIV? Ma ArciGay si occupa soprattutto di prevenzione, come dicevamo appunto il tema HIV ha interessato fin dall'inizio, gli MSM, uomini che fanno sesso con uomini, quindi di fatto in termini comunitari la comunità gay, anche per chi non si identifica come gay fondamentalmente. E quindi ArciGay è la più grande associazione gay in Italia, LGBT in Italia, e ovviamente ha una grossa responsabilità su questo, nel senso in termini di... Quindi noi lavoriamo soprattutto sulla prevenzione, abbiamo alcuni diciamo progetti in ballo, alcune linee guida che ci stanno guidando in questo momento sul lavoro sull'HIV. Bene, ce li racconti in sintesi? Sì, allora in sintesi secondo noi il tema dell'HIV in questo momento va affrontato soprattutto in tre modi per quanto riguarda gli MSM. Da una parte con delle campagne veramente pesanti e tailored, come si dice, cioè disegnate su misura per gli MSM. Secondo tema, la raccolta e la sistematizzazione di dati che stanno emergendo rispetto proprio alla specifica popolazione degli MSM. Abbiamo bisogno di campagne, di azioni evidence-based, cioè basate sui dati. E terzo elemento, lavorare su una diffusione del test HIV in termini community based, cioè andare verso un sistema differenziato, non più solo il sistema unico del testing ospedalizzato per la popolazione in generale, ma anche dei checkpoint, dei luoghi dove si possa fare il test gestito dalle associazioni direttamente in termini peer to peer. E quindi community based, appunto, è il termine corretto. Perché secondo voi è importante che il test venga fatto all'interno della comunità? Ma perché nel caso poi degli MSM, diciamo, in generale secondo me il test ospedalizzato è già di per sé una barriera, cioè andare in ospedale per farsi un test medicalizza moltissimo questa procedura, questa azione, e quindi è già di per sé una barriera. Per gli MSM avere a che fare con degli operatori peer-to-peer, cioè con degli operatori alla pari, gay, magari pure sieropositivi, significa avere ulteriormente una barriera in meno, che è quella dello stigma, del doversi confrontare con un medico che giudica magari le tue, come dire, i tuoi racconti sessuali di che cosa hai fatto, che cosa non hai fatto nell'ambito del counseling. Per cui il fatto che ciò possa farlo, il counseling per esempio, possa farlo un operatore peer-to-peer che conosce le dinamiche, conosce le culture sessuali, eccetera, è molto più facilitante. E ci sono ormai esperienze europee ovunque, in Germania, in Spagna, in Portogallo, in Inghilterra, in Francia, in cui si è visto che questo modello funziona, per alcuni tipi di popolazione in particolare funziona. Ecco, che la persona si senta più a suo agio nel fare il test in mezzo ad amici, a persone che conosce, comunque che hanno le sue stesse esigenze, i suoi stessi problemi, questo diciamo è abbastanza intuitivo. Ma quando c'è una diagnosi di positività, ecco, qual è la preparazione degli operatori nel comunicare un fatto comunque grave? Oggi sappiamo che è curabile, ma comunque rimane un fatto grave. Ma guardi, questo è un tema un po', la si può vedere da due punti di vista. La preparazione oggi dal punto di vista tecnico, come dire, c'è e non c'è, nel senso che ovviamente gli operatori andrebbero preparati dal punto di vista medico-clinico. Dall'altro punto di vista, in termini relazionali, bisognerebbe chiedersi quale preparazione c'è nei medici, nel senso che spesso la comunicazione di sieropositività è fatta in una maniera tale che di fatto dal punto di vista emotivo e sociale non è gestita. Per cui, come dire, e quindi colui che poi di fatto diventa da quel momento in poi un paziente viene gestito in maniera molto medicalizzata, è solo, non sa con chi parlare e bisogna chiedersi se questa sia veramente la strategia giusta. Forse sarebbe meglio formare dal punto di vista, come dire, clinico, almeno per una prima, come dire, per un primo counseling. Poi ovviamente c'è il referral
per il Western Blot, per tutto il resto delle procedure, anche alle strutture cliniche pubbliche, ma il primo approccio può tranquillamente essere gestito da operatori alla pari, formati per dare delle informazioni corrette subito. Ecco, un'ultima domanda, ecco, che messaggio ti senti di dare alle persone che appartengono alla tua comunità riguardo questo tema, ovviamente? Innanzitutto di non rimuovere il problema, nel senso che il problema c'è nella nostra comunità. È vero che c'è stata una crescente, è vero che nel tempo c'è stata una crescente, come dire, un crescente trend per le persone eterosessuali. Oggi però, da qualche anno a questa parte, stiamo attenti perché all'interno della nostra comunità c'è una forte prevalenza, ovvero c'è una buona percentuale, ormai gli studi di prevalenza ci dicono che c'è una buona percentuale, grossa percentuale di sieropositivi, si parla insomma del 10% grosso modo, per cui questo vuol dire per ciascuno di noi che, come dire, si ha una probabilità molto alta di essere esposti al virus ogni volta che si fa sesso con una persona nuova. E questo dobbiamo dircelo, è vero che è un problema oggi condiviso con gli eterosessuali in maniera larga, diciamo così, però in termini di probabilità di rischio individuale è un po' più elevata. Per noi è molto più alta, cioè per noi è tecnicamente, proprio statisticamente, molto più alta che per gli eterosessuali. Quindi il messaggio dovrebbe essere: fate il test. Quindi il messaggio è usare il preservativo innanzitutto e fare il test, certamente. Il messaggio è usare il preservativo, poi vabbè, tutta una serie di altri messaggi di corollario, e sicuramente farsi il test e farselo anche due volte all'anno e non una volta all'anno. Non rimuovere il problema, insomma. Non rimuovere il problema. E il test farlo frequentemente, direi due volte all'anno minimo, nel caso degli MSM, certamente.